Il Movimento 5 Stelle di Teramo traccia un bilancio della propria attività politica svolta durante questi ultimi 3 anni e mezzo in Consiglio Comunale e lo fa convocando una conferenza stampa di fine anno che per una volta sostituisce quella tradizionale di un sindaco Maurizio Brucchi che non c'è più e che secondo i pentastellati teramani avrebbe collezionato fallimenti su fallimenti. Il Movimento 5 Stelle possiamo dire che è l'unica forza politica che ha proposto oltre 20 progetti e provvedimenti in questi 3 anni e mezzo al Consiglio Comunale. Provvedimenti che purtroppo sono stati respinti da questo sindaco e da questa amministrazione senza una valida giustificazione, anche perché sono provvedimenti nell'interesse della collettività, basti pensare all'assegno civico, al baratto amministrativo, la tariffa puntuale che avrebbe fatto risparmiare diversi soldi alle famiglie teramane. Questo, ecco, un sindaco in questo arrogante, anche perché aveva una maggioranza litigiosa che addirittura non gli ha permesso di approvare ad esempio il piano generale del traffico, che era stato approvato in giunta ma non è mai stato presentato in consiglio comunale. Adesso col commissario prefettizio in che rapporti siete? Noi abbiamo chiesto un incontro per ovviamente risolvere tutte le problematiche che sono state lasciate. Basti pensare alla problematica della discarica La Torre, che costa ai cittadini teramani oltre 400.000 euro all'anno. Basti pensare al problema della Tercop, che ovviamente dovrà avere una soluzione nel più breve tempo possibile, poiché a Teramo c'è stata una carenza di gare pubbliche. Ecco, su questo bisogna ripartire per ristabilire la legalità e la corretta amministrazione. Intanto vi state preparando per le prossime elezioni, come? Esattamente, noi partiamo ovviamente dai progetti prima che dalle persone, perché sono quelli che devono andare avanti. Il Movimento 5 Stelle farà ovviamente delle assemblee pubbliche per formare la squadra di governo, la squadra anche amministrativa dei consiglieri comunali e ovviamente si preparerà con il proprio programma e quando sarà il momento sceglierà anche il proprio candidato sindaco. Il primo appuntamento elettorale prima delle amministrative saranno però le elezioni politiche e anche per queste il Movimento 5 Stelle sta lavorando per individuare un candidato al Parlamento, espressione della provincia teramana.